Scuola del Cerchio Firenze 77. Maestro, perché? Risposte dall'invisibile, a cura di Pietro Cimatti. Edizioni Mediterranee. Un'occasione preziosa. Dalí. Sono da poco compiuti 37 anni di colloqui con voi. Lo scopo delle nostre comunicazioni lo abbiamo illustrato altre volte e non c'è bisogno di ripeterlo. Semmai ci sembra necessario, ora che il contenuto delle comunicazioni è divulgato e più conosciuto, rispondere alle obiezioni di coloro che non colgono nella sua interezza il nostro messaggio, di coloro che si interessano del contenuto delle comunicazioni più che dell'aspetto fenomenico, ma che non vi trovano niente di nuovo rispetto ad altre dottrine filosofiche, religiose ed esoteriche, e di quelli che invece, pur cogliendo la parte inedita dell'insegnamento, la reputano una complicazione non necessaria. Claudio, se voi stimate che non abbiamo detto niente di nuovo, significa che siete cristallizzati nelle vostre concezioni, che avete perduto l'umiltà di chi vuole veramente sapere, convinto che la realtà è talmente vasta e incontenibile da un sistema di pensiero chiuso e che di conseguenza le cose da conoscere sarebbero sempre tante, anche se già si conoscesse tutto il conosciuto. Kempis. Se vi sembra che niente di nuovo abbiamo portato, o ci avete ascoltati superficialmente, o non avete capito. Veneziano. Figli, il vostro rifiuto a cogliere il nuovo può discendere dall'insicurezza, dalla paura di affrontare verità che determinino un fermento in voi stessi, vi smuovano dal comodo compromesso che avete raggiunto con la vostra coscienza e riaprano il conflitto interiore.